Lascio la parola con grande piacere a Sabrina Sant'Agati, direttore generale dell'ALPA Calabria, anche a sottolineare la vicinanza, la prossimità, l'integrazione che esiste tra le agenzie regionali e provinciali e ISPRA. Ripeto, questo è il rapporto del sistema agenziale nazionale per la protezione ambientale e lascio anche il ruolo di tirare un po' le conclusioni oltre a presentare il suo discorso, ma tirare un po' il succo di questa prima parte della giornata, prima di aprire e lasciare la parola a Stefano, ai due Stefani, a Stefano Tibaldi e Stefano Laporta di nuovo per parlarci della conferenza nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale che vorremmo lanciare stamattina. Quindi, Sabrina, a te il microfono. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente De Bernardinis per aver invitato ARPA Calabria a questo prestigioso tavolo. E ringrazio tutti, un saluto a tutti i partecipanti, ai colleghi direttori generali, ai colleghi in generale di ISPRA e a tutti appunto anche quelli connessi via streaming. Penso che anche i miei collaboratori che saluto sono quelli che non sono impegnati sul campo, in questo momento ci staranno ascoltando. Sì, è stata appunto la presentazione oggi del rapporto 2013 sulla qualità dell'ambiente urbano ha focalizzato principalmente tre punti che praticamente sono stati toccati da chi ci ha preceduto per quanto riguarda appunto la parte trattata dall'assessore all'ambiente della Regione Lazio, Fabio Frigeri, che poi anche toccata puntualmente all'interno del rapporto stesso per concludere con Alessandro Cattaneo, il sindaco di Pavia. E sono praticamente prima di tutto la trasparenza delle politiche ambientali. Su questo che si basa, da tutto questo partono anche le politiche europee e puntano le politiche europee e quindi su questo bisogna lavorare, che non può che passare attraverso la partecipazione, quindi una governance ambientale partecipata e condivisa e che prevede e che quindi vede al primo posto i cittadini. E qui tutto passa e non può che passare attraverso la conoscenza. E la conoscenza sono i dati tecnici, analitici, estremamente accurati, riproducibili, confrontabili, omogenei, che su tutto il territorio noi siamo chiamati a dare per poter essere poi utilizzati come utile strumento per il confronto e dal quale poi costruire queste politiche di sostenibilità ambientale. Così volute, fortemente volute dalla Unione Europea. Altamente quindi focalizzato anche questo rapporto sull'area urbana importante, perché anche la stessa Commissione Europea, il nostro commissario all'ambiente, mette le città al primo posto, la centralità della dimensione urbana, perché soprattutto per l'Europa, un po' meno in Italia, il 70%, l'80% degli europei vive nelle aree urbane e di conseguenza la pressione, gli impatti che possono generare da questa presenza antropica, soprattutto concentrata nelle aree urbane, è determinante ed è importante conoscerla, studiarla per poter perseguire politiche di sostenibilità che l'Unione Europea ci chiede di perseguire. E quindi anche infatti la Commissione Europea, lo stesso commissario si è proposto di dare alle autorità locali l'opportunità di fornire ai propri cittadini un conto verde della salute ambientale con un insieme comune di criteri che li aiutino a valutare le proprie performance ambientali. In Italia, come si evince appunto dal rapporto di questi 60 comuni oggi analizzati, che sono pari al 4% della superficie italiana nazionale, risiede il 24,9% della popolazione, quindi in totale del paese parliamo di oltre 14 milioni di persone. Appare quindi opportuno
è necessario per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che qui oggi noi rappresentiamo, monitorare lo stato dell'ambiente delle aree urbane, perché sono grandi protagoniste, come dicevo prima, per la sfida nazionale, europea e globale alla sostenibilità. È un po' adesso appunto volevo focalizzare un po' l'attenzione, visto che faccio anche parte dell'ufficio di presidenza di AssoArpa, sul ruolo quindi che questo sistema nazionale delle agenzie gioca in questo contesto. Il sistema nazionale è il primo esempio in Italia di un sistema a rete concreto di collaborazione tra soggetti diversi per il raggiungimento di un obiettivo che è quello che è anche previsto dalla Costituzione, il capitolo quinto, cioè garantire livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali che siano omogenei su tutto il territorio nazionale. Questo sistema a rete è in grado di monitorare un panorama eterogeneo e vasto come quello delle città italiane per guidarlo, analizzarlo e interpretare le performance ambientali con indicatori che ne definiscono il trend, accompagnando i cittadini e quindi gli amministratori, il decisore politico, quindi e non solo, dicevamo, soprattutto anche i cittadini, a questa governanza ambientale partecipata di sviluppo sostenibile delle città, per renderli appunto preparate anche più resilienti ai rischi e agli adattamenti. In considerazione del fatto che nella prossima sessione entreremo nel vivo dell'analisi di questo rapporto, è proprio giusto per rimanere anche nei tempi assegnati, io vorrei focalizzare quindi questo mio adesso intervento su due aspetti, prima uno che riguardano qui l'istituzione che tutti noi rappresentiamo, cioè questo Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, e poi per finire con uno spunto di riflessione per aprire poi eventualmente passare a accendere il dibattito. Oggi presentiamo qui la nona edizione di questo rapporto, anticipando i primi spunti anche di quella che sarà la conferenza nazionale delle agenzie nazionali. Però oggi festeggiamo anche il primo compleanno, mi permetto di dire, di uscita di questo nostro logo del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente. Sì, perché proprio un anno fa eravamo qui a presentare il nostro primo prodotto di sistema di agenzie. Che cosa è successo in questo anno, mi domando, di attività, in questo primo anno di attività dove abbiamo prodotto e abbiamo lavorato come sistema di agenzie, quindi le ARPA insieme a ISPRA. Quali sono stati i primi risultati? Questa è una domanda che mi sono posta e alla quale ho trovato prima di tutto questa risposta. Quello che sicuramente siamo riusciti a fare è di rafforzare con questa strategia di comunicazione il senso di appartenenza a questa rete, a questo network. E ne siamo usciti sicuramente più rafforzati, anche perché risale proprio a pochi giorni fa, il 26 settembre, la Commissione Ambiente al Senato, alla Camera già auditi, ha voluto sentire quello che questo sistema agenziale proponeva per potersi dare dal punto di vista anche legislativo una configurazione, un rafforzamento. Infatti siamo stati auditi e con molto interesse sono stati ascoltati i direttori generali per poter comprendere da chi lavora sul territorio quali sono le nostre esigenze e soprattutto qual è la necessità che spinga a varare questa norma, questa riforma di legge, questa proposta di legge che va a consolidare, quindi a costituire questo sistema delle agenzie, questa rete. È un'ipotesi di riforma che si è resa necessaria, visto che oltre alle criticità strutturali
La legge quadro istitutiva delle reti agenziali risale ormai al 1994, quindi un po' obsoleta. Nel frattempo anche susseguite una serie di disposizioni normative che hanno ridefinito il diritto ambientale, in primis il testo unico sull'ambiente, la 152 e quant'altro, che hanno profondamente riformato anche la pubblica amministrazione. Questa proposta di legge, il cui testo è frutto di una profonda azione partecipata, condivisa delle agenzie con ISPRA, abbiamo lavorato da tanto, veramente insieme per tanto tempo, è frutto veramente di duro lavoro da parte del Consiglio federale, di noi tutti. È stata appunto qual è lo scopo di questo lavoro? È stato creare un sistema che sia al di là consolidato e strutturato, ma soprattutto che dia autorevolezza a questo nostro operare. L'istituzione del Sistema Nazionale delle Agenzie per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente, voglio citare proprio cosa è descritto nell'articolo 1 della nostra proposta, tende infatti a garantire presidio del territorio sia per quanto riguarda i controlli sia per la tutela dell'ambiente, facilitando l'uniformità delle attività svolte nelle diverse realtà regionali e la collaborazione fra le varie agenzie. Fattori che senza dubbio sono prioritari per non generare disparità sul territorio, ma anche per concretizzare un vero federalismo sussidiario tra le ARPA italiane. Anche questo stesso ruolo di ufficialità che si vuole quindi e si deve riconoscere alle nostre informazioni raccolte attraverso le diverse diramazioni del sistema e quindi di riferimento pubblico che gli viene riconosciuto, è uno dei punti di forza sul quale continuare la nostra battaglia di sensibilizzazione verso il decisore politico nazionale, affinché portino avanti sino all'ultimo passaggio dell'approvazione questa proposta di legge, che non tende soltanto a dare maggiore autorevolezza al sistema, ma anche si impegna a dare una giusta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali per garantire sull'intero territorio nazionale un coordinamento di tale pianificazione in parallelo alle definizioni dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, rafforzando pertanto il legame tra la tutela dell'ambiente, la tutela della salute e la consapevolezza di un'efficiente pianificazione delle attività mirate a monitorare e garantire la qualità dell'ambiente che influisce sulla qualità della salute e sui diritti fondamentali dei cittadini. Quindi solo attraverso questa riforma strutturale del nostro sistema sarà possibile fornire gli strumenti normativi e organizzativi affinché questa mole rilevante di dati, di indicatori, di studi che noi puntualmente produciamo attraverso la reportistica appunto, possano acquisire quell'autorevolezza che ci porrebbe sullo stesso piano, ovviamente con una proposta da una prospettiva diversa, quella ambientale dell'Istat, per esempio. Strumenti utili per il decisore politico, come si è detto appunto oggi in questa prima sessione, ma non solo, anche per i cittadini, di riferimento e conoscenza certi e autorevoli, necessari per raggiungere quegli obiettivi stabiliti dal piano di azione dell'Unione Europea ambientali, che sono proteggere e rafforzare, conservare il nostro capitale naturale, da cui dipende poi gran parte della nostra attività economica, biodiversità, qualità del suolo, uso del territorio, salute degli oceani, eccetera, crescita efficiente dell'uso delle risorse a basso contenuto di carbonio, e qui si apre la green economy, scenari appunto quali. Significa implementare il pacchetto clima, significa migliorare la performance ambientale dei prodotti nel loro intero ciclo di vita, ridurre l'impatto complessivo dei consumi e quant'altro. Quindi
Sul piano tutto questo si può fare con attraverso questi passaggi fondamentali che sono la implementazione della legislazione, l'informazione, risorse certe anche degli investimenti sull'ambiente e poi l'integrazione delle politiche dell'ambiente anche con le altre politiche, quindi il concetto di trasversalità che più volte noi anche richiamiamo nei nostri interventi. E sul piano della provocazione culturale, ora giusto volevo passare alla seconda parte del mio discorso e dare degli spunti al dibattito. Vorrei offrire quindi ai nostri colleghi che illustreranno le diverse matrici del rapporto fare un piccolo ragionamento insieme. Nel 2014, anno di presentazione del rapporto di cui oggi presentiamo invece la nona edizione, il progetto si chiamava Qualità ambientale delle aree metropolitane italiane. Questa era la denominazione focalizzava la ricerca su 8 città italiane, le città principali, o meglio, come spiegava lo stesso documento, sulle aree metropolitane baricentrate su queste città. Alla conclusione di un decennio di attività, questo prezioso report rappresenta un lavoro di raccolta, catalogazione e indicazione della qualità dell'ambiente urbano di 60 città. Con una popolazione residente di 70.000 abitanti unità, mentre nell'edizione precedente eravamo attestati su 51 perché analizzavamo le città su 100.000 unità di residenti. Ora, se immaginiamo che sia già nelle menti, immagino che sia già nelle menti di chi sta preparando già il progetto per il rapporto per il prossimo anno, forse appunto sarà il caso di evolvere ancora di più e di scendere, di allargare questa maglia, perché è interessante secondo me e avvalorato anche dalla testimonianza che porto dalla regione che rappresento, la Calabria, che in quanto ad aree urbane strettamente intese la Calabria per esempio ha solo la città di Reggio Calabria. Quindi credo che sia importante sottolineare la necessità di evolvere lo studio anche su altre aree urbane e sia necessaria perché, per due ordini di motivi. Il primo perché a fruire del sistema città vi è una popolazione che va ben oltre i dati dei residenti come censiti dall'Istat penso che i comuni, qui anche autorevolmente rappresentati, lo sanno, c'è quindi conoscono i problemi che quotidianamente devono affrontare e risolvere derivanti da un'area urbana circostante esterna ai confini comunali che spinge le città, incidendo inevitabilmente sulle matrici che questo rapporto puntualmente analizza. Quindi se osserviamo le reti urbane baricentrate, come diceva il rapporto 2004, sui capoluoghi di provincia, andando ben oltre quindi i confini comunali, e perché no, individuando, questa è una proposta ora che lancio poi per il dibattito, eventualmente aree urbane omogenee, allora scopriremo che vi sono delle aree territoriali italiane in grado di darci ulteriori dati e indicatori per analizzare meglio le diverse questioni che già emergono in questo rapporto. E il fatto che l'edizione 2013 scenda a 70.000 abitanti rispetto al 2012, che ne aveva considerate città con 100.000, come discriminante delle aree urbane, già amplia il tessuto nazionale da studiare. Faccio un esempio per tutti, uno dei capitoli anche trattati nel rapporto è la mobilità. La mobilità è quanto essa quindi incide sui diversi tematismi ambientali, e quindi sulla pianificazione territoriale delle aree urbane. Se implementassimo il metodo analitico con cui abbiamo studiato questo rapporto, allora della Calabria, come quelle che definirei aree urbane omogenee, entrerebbero nel report altre realtà, non solo come Reggio e Catanzaro,
penso all'intera area metropolitana del Catanzarese, Lamezia Terme, quindi un'area metropolitana Catanzaro Lamezia Terme, ben oltre i confini comunali del capoluogo regionale, oppure l'area metropolitana Cosenza, Rende, Castrolibero. Lo stesso effetto si produrrebbe, immagino, per tutte le altre regioni italiane. Quindi siamo l'Italia, come diceva precedentemente anche il sindaco, degli 8.092 comuni. Questo rapporto studia 60 città che superano i 70.000 abitanti, occupando con poco più di 14 milioni di residenti il 25% della popolazione italiana. Questo l'avevo detto in premessa. Ma degli altri, quindi, 8.032 comuni che hanno meno di 70.000 abitanti e che occupano pur sempre il 75% della popolazione residente, le problematiche afferenti alle aree urbane non interessano? È una provocazione, ovviamente, una domanda retorica. O addirittura potremmo anche dire che ne sono con causa. In Europa, invece, l'80% della popolazione risiede nelle grandi città. Le esigenze e le criticità che emergono al di là delle Alpi sono quindi nettamente di controtendenza rispetto alle nostre. Abbiamo delle realtà diverse. Oppure siamo noi, con la nostra peculiarità tutta italiana, ad essere diversi. Per quanto mi riguarda, è un dato da considerare e rifletterci. Ne sono sicura però che i nostri colleghi oggi avranno modo più sicuramente di dare una risposta a questa mia provocazione, che per chiudere questa sessione istituzionale ho pensato di lanciare giusto appunto per accendere il dibattito. Ringrazio tutti per l'attenzione e passo la parola quindi al Presidente De Bernardinis. Grazie. Grazie Sabrina. Grazie soprattutto dell'ampiezza del discorso come l'hai portato, collegandola diciamo concretamente alla nostra peculiarità che io ho voluto richiamare precedentemente e portare questa peculiarità nel confronto in Europa, che mi sembra essenziale e fondamentale. Nell'aprire quindi la strada verso questa finestra legata alla conferenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, mi corre l'obbligo di dare due chiarimenti. Noi qui a questo tavolo parliamo forse un po' troppo da specialisti. Una piccola informazione: ormai da tre legislature tutti noi assieme, ISPRA, le agenzie delle regioni e delle province autonome, hanno cercato di spingere e di sostenere pienamente una proposta di disegno di legge che giace in Parlamento. Siamo arrivati in prossimità ogni volta di riuscire a portarla in aula, speriamo ancora questa volta di riuscirci, nella quale si disegna definitivamente dal punto di vista legislativo quel sistema nazionale che in realtà nasce dalla legge 61 del 96, quindi come al solito in Italia gli anni, no? Servono tantissimi anni per giungere a maturazione un percorso. Evidentemente lungo questo percorso sono successi cambiamenti, mutamenti di direzione e compagnia varia. In realtà oggi il sistema è composto da, ancora più che in passato, da soggetti di natura diversa. Quando mi riferivo alla biodiversità, alla ricchezza della biodiversità, mi riferivo proprio a questo. Proprio nell'audizione che è stata ricordata, recente, fatta in diversi giorni, ma io la vedo in forma unitaria, noi ci siamo presentati, è una proposta fondamentale che ho rimesso sul tavolo, lo dico a tutti quanti, perché se no non si capirebbe la differenza, è stato proprio il cambiamento di denominazione. Cioè invece del Sistema Nazionale delle Agenzie, no? per la Protezione dell'Ambiente, a quello che noi abbiamo deliberato all'interno del Consiglio federale, che era il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, proprio per evitare che nella titolazione non fosse raccolta questa biodiversità e questa diversità. E proprio in quell'occasione, ci tengo a sottolinearlo di fronte a questo pubblico, anche per sottolineare l'importanza, abbiamo proposto
abbiamo proposto di estendere una qualità tipica di ISPRA, che è quella dell'essere un ente pubblico di ricerca, cioè dell'importanza della ricerca e della sperimentazione a supporto proprio di quella conoscenza che dicevamo prima, rivendicandone la presenza e la necessità di sostenerla all'interno del sistema complessivo. In quell'occasione, di fronte all'ottava commissione della Camera, Commissione Ambiente, ho sostenuto una battuta, cioè un'osservazione di una battuta che Stefano Tibaldi fece in un convegno a Rimini che mi colpì molto, che è questa: se noi consideriamo il sistema agenziale, tanto per dare dei numeri anche alle persone che ci ascoltano, è un sistema che più o meno supera le 10.000 unità impiegate, no? Grosso modo siamo tra le 10.000 e 11.000 unità impiegate. Io sono certo, lui è certo, noi siamo certi che almeno il 10%, escludendo ISPRA, il 10% del personale all'interno di questo personale, di questa unità di personale, sono impiegate in approfondimento della conoscenza. Approfondimento della conoscenza che va in elementi addirittura a toccare elementi di ricerca quasi di base da un certo punto di vista, sino alle metodologie preoperative, allo sviluppo di strumenti preoperativi che vengono impiegati poi sistematicamente certificati all'interno del sistema. Se voi fate il conto, sono almeno altre 1.000-1.200 unità che vengono impiegate in questo ambito. Questo patrimonio ha visto la competitività del Paese in progetti europei, in diversi settori, anche in questa biodiversità tra le agenzie delle regioni e delle province autonome, che vanno dalla biodiversità e quindi dal mare, no, e dalle specie aliene in mare, così come sulla terraferma, sino invece alla meteorologia, alla climatologia, attraversando le materie comuni, no, che ci condividono il nostro impegno di responsabilità ogni giorno. Allora, in commissione ho sentito il dovere di rivendicare formalmente questo elemento, chiedendo degli inserimenti, no, di articoli, inserimento di articoli che tenessero conto di questi elementi all'interno, perché ritengo che questo debba essere sancito, che la ricerca, la sperimentazione non è elemento alieno, ancorché acquisito da elementi fraternamente collegati a noi, come gli istituti pubblici di ricerca puri, no? Penso più che all'INGV, al CNR, no? All'OGS, ad altri soggetti, ma elemento di connessione e contaminazione reciproca proprio per sviluppare meglio i nostri servizi pubblici di pubblica responsabilità. Ci tenevo perché è stato un motivo di questa presidenza portarlo, così come portare il Consiglio federale ad essere organo di coordinamento, di governo del sistema, ancorché in un processo volontario. Quindi all'interno di questo rapporto in qualche modo noi riflettiamo molto di questo lavoro fatto in termini comuni. E una delle ultime decisioni del Consiglio federale, è stato l'ultimo punto all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio federale, è stato proprio il lanciare la conferenza nazionale, o meglio la conferenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Un momento esterno-interno partecipazione, informazione e di confronto tra di noi, che oggi vogliamo presentare qua. Il Consiglio federale ha discusso in dettaglio come strutturarlo, no? Quali dovevano essere i contenuti, quali dovevano essere le finalità, e credo che sia importantissimo aver stabilito questa meta e questo obiettivo, perché è un altro di quei mattoni per il consolidamento del sistema in termini pragmatici, che non è soltanto la ricerca di un quadro normativo, ma è soprattutto la ricerca di un'affermazione, di un'operatività che è quotidiana e si svolge tutti i giorni.